I numeri del contagio sono in crescita e la regione Campania chiude parchi e aree pubbliche per scongiurare ancora di più il rischio assembramenti. L'indice RT infatti è salito a 1,76. In un giorno si contano circa 3.000 nuovi casi nella regione e puntuale arriva dunque l'ordinanza del presidente De Luca che punta a ridurre le occasioni di diffusione del virus. Ed è così che da stamane anche nel Golfo di Policastro sono comparse transenne e nastri per chiudere almeno in parte i luoghi più frequentati dalle persone in ossequio alle ultime disposizioni. Il provvedimento regionale, che sarà valido almeno fino al prossimo 21 marzo, inibisce al pubblico parchi urbani, ville comunali, giardini pubblici, lungomari e piazze, eccetto che nella fascia oraria 7:30-8:30 e per chi abita e lavora in zona. Vietato inoltre lo svolgimento di fiere e mercati per la vendita al dettaglio, compresi gli appuntamenti rionali e settimanali e quelli riferiti anche alla sola vendita di generi alimentari. Nell'ordinanza inoltre si raccomanda ancora una volta alla popolazione di evitare assembramenti e ai datori di lavoro pubblici e privati di ricorrere il più possibile al lavoro agile. Sebbene siano regole più adatte a contesti molto popolati come le città, anche i piccoli paesi a sud di Salerno si sono adeguati. Chi ha scelto di interdire l'accesso al parco giochi con i nastri come Villamare e chi, come Sapri, ha utilizzato le transenne per informare che non è possibile usufruire di quelle aree. Nessuno stop invece sui lungomare, che d'altra parte sono luogo di transito, e c'è chi a qualche giretto o sosta in panchina non ha dunque rinunciato, anche perché spazi per il distanziamento in queste piccole località a sud di Salerno non mancano. Di certo sembra si sia tornati allo scorso anno, quando per la prima volta si svuotarono i paesi e i luoghi di aggregazione. Questa volta però i segni lasciati da questo difficile anno trascorso si fanno sentire, con più malumore tra le persone e un desiderio di minore rigidità nell'osservanza delle disposizioni.